Pane e panelle, perché pane e panelle fanno i figli belli. Ciao. Mi raccomando, mettete mi piace, cliccate nella campanella, iscrivetevi al canale, evviva, ragazzi. Ci siamo? Sì. Siamo al casello autostradale tra Mamette e Tunisi. Quindi abbiamo fatto i primi, quanto, 40 km, 30 km? All'incirca, sì. Ora lo pago e poi ci sono sempre le classiche donnine, se te le inquadri qua, che vendono le cose così. Okay. Salve! Allora, un dinero è... Un dinero è 4. Perfetto, perfetto. Un suo. Ok, allora, un dinaro e 400 millesimi. Yeah. Allora, una volta dici, ma dove state andando, ragazzi? Ma vi vedo un po' blocco. Vi vedo un po' disperati, qualcuno penserà. Niente, praticamente stiamo andando alla Golette. Alla Golette per prendere la nave. Perché faremo per lavoro, ovviamente, una toccata e fuga velocissima in Sicilia, e quindi abbiamo fatto tutto velocemente con il nostro caro fido Rudy, che è sempre nella sua postazione dietro, bello tranquillo, che si guarda il panorama. Torniamo in Sicilia, ragazzi, torniamo in Sicilia, a casa per pochissimi giorni, e quindi proviamo il metodo sistema burocratico della nave. Che dici? Sì, vabbè, beh, comunque io consiglio sempre, per chi parte, di fare un ultimo controllo sui documenti. Sempre. Quindi ricordo sempre di avere con sé passaporto, biglietto della nave e tre copie del modello DPLF più copia dell'esito del tampone. Sì. In questo caso è l'antigenico per la tratta Tunisia-Italia, che costa 30 dinari. Sì. Per chi è di Hammamet, la farmacia Omar lo fa in seduta stante, molto veloce. Fatto noi poi stamattina. Poi c'è anche la clinica Fenina, sì, vabbè, oggi non l'abbiamo fatta, insieme a noi c'erano anche i nostri due amici. Sì, anche loro. Amici slash clienti, quindi. Sì. E niente, praticamente abbiamo fatto tutto velocemente, quindi il tampone molecolare, diciamo, rapido, fatto subito, negativo, documentazione pronta. Io tra l'altro ho anche in qualità di residente, ovviamente ho preso anche la famosa marca da bollo che si deve fare mettere in uscita, di 60 dinari, presa alla Reserve Finanza, e che è obbligatoria, ricordiamolo, per coloro che ovviamente hanno qui il permesso di soggiorno. E stiamo per arrivare alla Golette. Per il rientro in Italia bisogna ovviamente fare quarantena al momento, in base alla norma vigente. E ci sono delle eccezioni previste dalla stessa norma che permettono a persone come me che lavorano e che quindi hanno la massima urgenza di doversi spostare per ragioni lavorative per un periodo non superiore ovviamente a 5 giorni di poter svolgere le proprie mansioni e poi fare rientro. Per cui ho concentrato veramente tantissime cose in questi 5 giorni. Farò una toccata e fuga velocissima, ma che mi permetterà di fatto di veramente di sbrigarmi tantissime scartoffie e altro che mi servono per il lavoro, perché stiamo programmando e organizzando tantissime cose e auspichiamo che il Covid, insomma, possa finalmente essere un brutto ricordo, perché siamo pronti per fare tantissime cose e avviare tantissime collaborazioni, quindi è anche importante venire qui. Avevo pensato di, in Italia ovviamente, avevo pensato di venire a ottobre, poi però
A ottobre in pratica ci sono dei clienti che ovviamente devono venire per defiscalizzare e quindi comunque cercare casa e quant'altro, perché ricordo che è sempre il periodo migliore per poter venire qui, quindi tranquillamente cercare casa e quant'altro, e per poi avviare la defiscalizzazione ovviamente con l'anno prossimo. E quindi non potevo venire a ottobre, e allora ho concentrato tutto in questi 5 giorni, per cui vi porterò con me nella mia amata Sicilia. Siamo a Benarus. Ci siamo quasi. Ma lì dobbiamo andare a fare benzina. Poi prosegui dritto. Sì, dobbiamo fare benzina per mettere il piano. Sì. Perché qua si usa che prima che ti imbarchi fai il pieno, perché ovviamente qui il gasolio o la benzina costa molto di meno rispetto all'Italia, e quindi arrivi in Italia col pieno in macchina. Ovvio. Tra l'altro abbiamo fatto il pieno quando? L'avevamo fatto 3 giorni fa all'incirca. Infatti ne manca poco, però lo facciamo il pieno. E abbiamo speso quanto? 70 dinari. Pari a 20 euro. Tra 200 metri, svolta si... Quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 16 litri, pari a 26 dinari. Quanto sono in euro 26 dinari? 8 euro? 8 euro e 50? Sì. Ci siamo? Siamo pronti? Ah sì, il resto ti deve dare monetine. Sì. Sì. Sì, ci stanno i campi di calcetto? Sì, si vedono. Stanno giocando. Oggi è sabato. Partenza. Via! Stiamo aspettando, nel frattempo vi voglio far vedere una camionetta tipo della polizia tunisina. Bello. Siamo ufficialmente tutti in fila, praticamente sono andata a fare check-in, sono entrata, ci hanno dato il biglietto, abbiamo presentato i tamponi, ovviamente i passaporti e del modulo PDLF. Per l'imbarco nelle navi ci vogliono 3 copie, una copia la lasciamo a loro e altre 2 le teniamo noi, una penso sia per la nave e l'altra come copia nostra personale. E quindi diciamo tutto è durato abbastanza velocemente, devo essere sincera, perché c'è confusione ma non tantissima. Rudino, stiamo andando a fare una passeggiata veloce in Sicilia. Ce la facciamo? Puoi incontrare i tuoi amichetti pelosetti? Tra un po' saliamo. Abbiamo fatto controllo macchina, controllo documenti e ora siamo pronti per l'imbarco. Arrivata, ultimo controllo. Ah, Mirko sbadiglia al sonno, semplicemente perché ora rientriamo in nave, cioè entriamo in nave, siamo stanchi. Abbiamo fatto l'ultimo controllo, per l'ennesima volta abbiamo dato i nostri passaporti che è sempre quello, non cambia mai. Abbiamo detto con quale nave stiamo viaggiando? No. Non è per fare da sponsor, ma stiamo viaggiando con la GNV, poi non è che ci sia tutta questa gran scelta, GNV o Grimaldi, una delle due. Noi preferiamo... Se non c'è quella tunisina. No, noi preferiamo quella GNV. Quella tunisina è CTN, no? Parte da Genova. Yes. No. Comunque siamo stanchi, si vede che abbiamo una faccia un po' stanca,
Appena saliamo ci sistemiamo. Subito, Ninna. Ma io vorrei fare una doccia. Imbarchiamo, Mirko. Finalmente. Rudy già sta dormendo. Ha deciso che per lui già la notte è bella che è arrivata. Ora ci sistemiamo, eh? Mirko, mi raccomando, mettiti bene. Siamo arrivati, già Rudy ha preso posizione. Tra poco gli toglieremo la pettorina e il collarino. Guardate che bella, Sara! Lo sonno. Noi ci abbiamo posizionato le nostre belle cose. Io già subito, la prima cosa che ho fatto è stata quella di coricarmi subito, perché avevo un po' di mal di schiena. Mi tocca. Però, vedi, ti ho fatto un regalo. Cioè? La cabina vista mare. Dai. Il regalo di prima non glielo vuoi dire? Andiamo, vediamo. Insomma, i vetri sono un po' sporchini, però... Oh, l'umidità. Ancora dobbiamo salpare, però il regalo ci sta tutto. Cabina vista mare per amici a quattro zampe. Sì. Quindi sono cabine particolari, adibite per gli amici a quattro zampe. Doccia, water, tutto ci sta. Ora portiamo Rudy sulla plancia. Fa i bisognini, si rilassa un po'. Anche lui, che ha fatto una faticaccia, diciamo che ha dormito tutto il tempo in macchina, però anche lui si stanca, si stressa, ma ci è abituato, gli piace tantissimo viaggiare in macchina, vero amore? Buongiorno, ci siamo svegliati, insomma, abbastanza tardi, diciamo, perché stanotte siamo andati a dormire bello, insomma, notte inoltrata, e quindi abbiamo fatto colazione, ci siamo lavati, abbiamo fatto fare un giro a Rudy e ora stiamo facendo un giro di ricognizione. Pare che tra meno di 2 ore arriveremo a Palermo. Questo qui è il menù del ristorante. Abbiamo l'angolo vegetariano, senza glutine, piatti principali. Vabbè, i piatti sono abbastanza carucci. Vabbè, da immaginarselo, no? Certo. Fanno anche le pizze. Sì. La pizza, vabbè, una marinara 10,50 €. Una margherita 11 €, vabbè, le pizze tutto sommato non sono male come prezzi. Guarda, si vede il mare. Stiamo attraversando il ponte interno.
Oltre al ristorante abbiamo anche il self service, è questo. Questo è il menù del giorno, che ovviamente è il menù alla carta, qui si può anche scegliere. Ah, ci sta anche parata alla ligure. Ci sta del pollo, no, io pollo basta. Voglio fare una settimana senza pollo. Ragazzi, io voglio fare una settimana senza pollo. È vero che non mangio più carne rossa, ma questa settimana mi voglio dedicare ad altro. Anche a solo dolci. Va bene, cannoli, cassata. Giusto per alimentare il colesterolo, giusto? No, i zuccheri, la glicemia. Che mangio zuccheri. Formaggi, quindi... no? Ah, sì, anche formaggi, anche formaggi. Dobbiamo comprare un paio di formaggi da portare anche da amici. Appunto. In Tunisia. Quanto mi mancano i formaggi siciliani. Ok, rimettiamo e ricominciamo. Volevo vedermi questo spettacolo, queste già sono le cose siciliane. Siamo nella zona del Trapanese comunque. Nella zona di Pizza, colano il bucherello all'inseguimento. Allora io direi che ho sempre per me un certo fascino suscita su di me la costa siciliana. Bella. Questi promontori così alti che si affacciano sul mare. Sara, ti vorrei dire che abbiamo la TV accesa dietro. Sì, nel frattempo ascolto televisione italiana dopo aver per sei mesi che non scendo in Sicilia. Sto sentendo italiano perché solitamente noi vediamo tutti i programmi in francese. Fa anche un po' strano. Allora, profumo di caffè italiano, ragazzi. Belle isole della costa della Sicilia dietro. Questa notte abbiamo preso una cabina pet friendly con Rudy e abbiamo pagato sui 136 euro. E quindi io, Mirko e Rudy. Vista mare. Vista mare. Quindi stamattina abbiamo aperto la finestra e abbiamo visto il mare. Fantastico.
Facciamo una disamina di quelli che possono essere i prezzi delle navi. Ovviamente, però, per ragioni, i prezzi sono molto più alti perché ci troviamo comunque a bordo. Però vi posso dire che, essendo comunque questa una struttura ovviamente per fare avanti e indietro della durata di poco meno di 13-14 ore, è pacifico che comunque un caffè ti costi 1,40 euro. E si mangi con qualcosa in più, magari un panino, un sandwich, e poi la cucina o il self service, quindi o la cucina sulla carta o il self service, comunque abbiano dei prezzi che siano leggermente più alti, ma non come le navi da crociera, perché ovviamente questa non è una nave da crociera. Noi abbiamo scelto questa in particolare perché ci sembra la più confortevole, la più sistemata, e ovviamente ci troviamo abbastanza bene perché, avendo la macchina, facciamo avanti e indietro, e quindi in automatico ci portiamo dietro i bagagli, e Rudy è più comodo per viaggiare. A dire la verità, mi ero disintossicato dalla TV italiana e soprattutto da programmi come Amici, Uomini e Donne. Oggi il primo programma che vedo appena arrivo, diciamo, in territorio italiano, perché anche la nave è in territorio italiana, è il programma di Amici di Maria De Filippi. Ci mancava? Mi mancava, sì, però mi mancava. Ci stiamo preparando. Dobbiamo mettere adesso la pettorina a Rudy e il collarino. Dobbiamo lasciare stanza un'ora e mezza prima dell'arrivo. Guardate che bello. Rudy è contento perché sa che stiamo arrivando. Voglio fare un appunto per quanto riguarda la stanza. Stanza pulita, con tutti i comfort, aria condizionante funzionante, luci funzionanti. Bagno con tutte le piccole saponette, bagni, doccia schiuma, carta igienica e asciugamano presenti. È importante anche questo, perché la pulizia conta e anche i servizi contano molto. Usciti, allora, in pratica abbiamo fatto i controlli, quindi stiamo uscendo ora dal porto di Palermo perché abbiamo sbarcato. Qui c'è la nave, qua ci sono tutti quelli in fila che piano piano anche loro devono fare le procedure di sbarco. Abbiamo la polizia e la dogana, ci hanno fatto tutti i controlli. Allora, che controlli ci hanno fatto? Allora, passaporto, tampone? Sì. E carte di Rudy. Tampone hanno fatto il controllo, poi noi ovviamente avevamo il Rudino dietro, quindi hanno controllato tutta la profilassi del cane, perché noi già avevamo fatto il primo vaccino per l'antirabbica e avevamo fatto fare la titolazione in Italia, che è valida un anno, e in Tunisia abbiamo fatto il richiamo. In Tunisia abbiamo fatto il richiamo praticamente e il certificato di buona salute. Sì, prima di partire. Basta. Fatto dal veterinario. Ovviamente tunisino, perché venivamo. Ora finalmente siamo usciti dal porto di Palermo e ci stiamo immettendo sulla strada che ci porta verso l'autostrada, ecco. Yes. Io mi vorrei soffermare, anzi non soffermare, mi vorrei fermare al bar Rosa Nero per prendermi una bella pezzo, un bel pezzo di cassata siciliana. Che buona! Ah, non ci avevo pensato! Prima della cassata siciliana io mi vorrei prendere un bel arancino. Pure! Sì, perché tu lo sai, a Palermo sono buonissimi gli arancini. E poi, visto che siamo in strada, sono le 3:30, ma dai, non abbiamo pranzato, non abbiamo pranzato, ci tocca. Va bene, concludiamo qua il nostro video racconto di... lo concludiamo con l'arancino e la cassata, vai. E allora, visto che ci stiamo dirigendo per il nostro pranzo, ragazzi, vi salutiamo. Questo è stato il nostro video
quindi arrivo in Sicilia, toccata e fuga. Vi aspettiamo al prossimo video perché vogliamo documentarvi tante cose anche della nostra terra natia che ci piace condividere con tutti gli amici di YouTube. E mi raccomando, mettete mi piace, cliccate nella campanella, iscrivetevi al canale. Evviva ragazzi, pane e panelle, perché pane e panelle fanno i figli belli. Ciao.